Napoli, soltanto Napoli ha determinate iniziative di partecipazione. Il giocattolo sospeso, che cos'è? Che tu vieni qua e regali un giocattolo a un bambino che non lo può avere. Cioè, tuo figlio, te ne 3-4, ci sono bambini che non li hanno. Camma fa, c'è una fotta. Lascia qualcosa per un bambino che sorride, la cosa più bella è il sorriso. E mi raccomando, giocattoli che, creativi, non quelli giocattoli belli che devono partecipare, devono colorare, fa qualcosa. Io lo faccio, tu lo fai e noi lo facciamo. Ce la fotto. A voi acquistate un giocattolo per vostro figlio, i vostri nipoti, in più a Roppu Caffè, dopo il caffè, perché questa intervista andrà anche nell'International TV, dopo il caffè tornate qua, cosa fate? Prendete un giocattolo per un altro bambino, per un'altra bambina. La questione tecnica non la chiedete a me, perché accanto solo giocattoli e dico questo è un giocattolo sospeso, però per il resto mettete soprattutto il cuore, quindi mettete il giocattolo del vostro figlio e del vostro nipote o caffè a ca e lo scontrino da quest'altra parte e tanti auguri, giocattolo sospeso, tutti se no mi prendo collera. Guarda come è il giocattolo. Significa mettersi in discussione, uscire dalla propria casa, provare a pensare non solo ai propri figli ma ai figli degli altri. Se poi si pensa a quei bambini, a quei nostri figli che non hanno la possibilità di condividere la gioia di un giocattolo, bene, vuol dire che siamo sulla buona strada. Dopo i 1000 giocattoli dello scorso anno, si rinnova l'iniziativa di solidarietà promossa dall'assessorato ai giovani del Comune di Napoli, che consente di acquistare in alcuni negozi della città un giocattolo per Natale da lasciare in sospeso per un bambino che altrimenti non potrebbe averlo. L'elenco dei negozi aderenti è sul sito del Comune di Napoli, ma il bando resta aperto per accoglierne altri. Soprattutto è possibile associazioni, singoli, cittadini poter venire in questi luoghi che sono sul sito del Comune di Napoli e poter acquistare un giocattolo per una famiglia, una mamma, un papà che non possono acquistarlo per i propri figli, per le proprie bambine, i propri bambini. Questo perché Napoli, prendendo spunto dalla sua tradizione legata al caffè, si è voluta mettere in gioco e i napoletani già l'anno scorso hanno raccolto acquistando più di 1000 giocattoli. Quest'anno speriamo di portare un risultato ancora più importante, all'insegna di una carezza che vogliamo dare a tutte quelle persone che hanno delle difficoltà economiche e soprattutto ricordandoci che il gioco è un diritto fondamentale per la crescita dei bambini, per la costruzione della personalità ed è la cosa più importante riconosciuta nella Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.